I grandi teropodi come il Tyrannosaurus rex, lo Spinosaurus aegypticus o il Carnotaurus sastrei sono per molti di noi l'epitome dei predatori terrificanti e pericolosi, anche grazie ai film di Jurassic Park. Nel video di oggi vi presenteremo diversi animali preistorici con i quali non vorreste mai essere lasciati. Questi animali sono terrificanti, feroci e alcuni sono dei veri e propri mostri. Prima di immergerci nell'argomento, assicuratevi di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre rimanete nei paraggi per il numero 1, se volete conoscere una delle creature più spaventose, di cui vi garantiamo che non avete mai sentito parlare. Iachelopterus. Il Iachelopterus, sebbene vivesse sott'acqua, per gli standard odierni sarebbe considerato un tipo di scorpione. Gli scorpioni di oggi sono pericolosi, ma relativamente piccoli. Questo però non fa molta differenza, perché gli scorpioni più piccoli sono spesso considerati i più pericolosi. Tuttavia, il Iachelopterus, originario del Devoniano inferiore in quella che oggi è la Germania, era lungo 2,6 metri, il che lo rende il più grande artropode di tutti i tempi. Anche se i suoi artigli della mascella erano relativamente piccoli in relazione al fisico dei suoi attuali parenti, misuravano comunque circa 36 cm. Il corpo degli Iachelopterus era affusolato nella parte posteriore e le sue estremità erano molto piccole, tranne il paio di zampe più arretrate e le sue tenaglie, che avrebbero permesso una rapida avanzata sulla sua preda da una posizione appostata. Questi animali non erano da prendere in giro e potevano essere molto pericolosi. Artropleura. Appena più piccolo dello scorpione gigante Iachelopterus, era un parente dei millepiedi, Artropleura, che misurava circa 2,5 metri. L'artropleura consisteva di 32 segmenti del corpo, ognuno con un paio di zampe. Quindi aveva molte meno zampe dei suoi parenti che vivono oggi, e quindi sembra abbastanza simile alle gigantesche coccinelle. A parte questo, sappiamo molto poco di questo gigantesco artropode, poiché i fossili trovati finora ci hanno mostrato solo la parte più esterna dell'animale. Per questo motivo conosciamo solo la parte superiore dell'animale e possiamo solo ipotizzare le sue abitudini alimentari. La dimensione massima dell'artropleura potrebbe anche superare di gran lunga qualsiasi altra creatura simile che si aggira sulla Terra in questi giorni. Dancliastius terrelli. Il Dancliastius terrelli era lungo 10 metri ed era il più grande rappresentante dei placodermi, un pesce corazzato. La caratteristica più evidente del Dancliastius terrelli era il suo massiccio cranio osseo, con 4 placche ossee al posto dei denti nella bocca. Dancliastius terrelli visse nel Devoniano superiore, circa 370 milioni di anni fa. Anche se la forza di morso era inferiore a quella degli squali, il Dancliastius terrelli era un cacciatore pericoloso, perché poteva aprire e chiudere la bocca molto velocemente, creando un risucchio che intrappolava la preda direttamente nella sua bocca. Megalania. Il drago di Komodo è spesso indicato come il più pericoloso predatore terrestre del nostro pianeta, poiché è in grado di uccidere animali che sono 2 o 3 volte più grandi di lui. Ora immagina questa agilità ma nel corpo di un predatore che è diverse volte più grande. Vi presentiamo Megalania. Il drago di Komodo è lungo circa 1,5 metri, anche se Megalania misurava 7 metri di lunghezza. Malgrado il comportamento di caccia fosse simile a quello del drago di Komodo, questa specie di mostro australiano sarebbe il più grande animale velenoso che sia mai vissuto sulla Terra. D'altra parte è un peccato che si sia estinto 45.000 anni fa. Avremmo davvero voluto incontrare questa bestia incredibilmente grande? Probabilmente no. Uccelli del terrore. I Forus racidae sono una famiglia di uccelli con 15 generi descritti, che a loro volta si dividono in ben oltre 20 specie. I predatori senza volo, che sono alti più di 2 metri, sono comunemente conosciuti come uccelli del terrore. Essenzialmente bisogna immaginare uno struzzo particolarmente grande, il cui collo e la testa sono molto grandi e spessi. Dopotutto devono portare il gigantesco becco dell'uccello del terrore. In Sud America, gli uccelli del terrore nel Paleogene e nel Neogene
erano in cima alla catena alimentare, ma non si sono estinti fino al Quaternario, circa 18.000 anni fa. Cacarodon megalodon. Gli squali sono così ben adatti alla caccia in mare che essenzialmente non si sono evoluti affatto negli ultimi 350 milioni di anni. Il grande squalo bianco è considerato il più pericoloso predatore dei nostri tempi, poiché è il più grande degli squali cacciatori e possiede organi sensoriali con i quali può identificare le prede a molti chilometri di distanza, in base alle vibrazioni elettriche che emettono o anche solo a una goccia di sangue. Gli squali bianchi sono lunghi solo circa 5 o 6 metri. La versione più grande del grande squalo bianco, che è simile nel suo aspetto, è il Cacarodon megalodon, o come è più comunemente conosciuto un megalodonte. Con una lunghezza di oltre 20 metri, era probabilmente il più grande squalo mai vissuto. In generale, l'unico pesce conosciuto che ha assunto dimensioni simili era il Leadsictis, che come lo squalo balena o lo squalo elefante non era un cacciatore attivo, ma filtrava il suo cibo dall'acqua mentre nuotava. Questo renderebbe il megalodonte il più grande pesce predatore di tutti i tempi, con una bocca così grande che potrebbe facilmente ingoiarti in un solo pezzo. Deinosuchus riograndensis. Se il nome scientifico di un animale può essere tradotto come terribile dio coccodrillo, si può immaginare che ci stiamo muovendo in dimensioni ben oltre il più grande coccodrillo vivente oggi. Con una lunghezza di circa 5 metri, Deinosuchus era più del doppio della lunghezza, circa la stessa dimensione di un T-Rex. Sappiamo tutti quanto è grande la bocca di un coccodrillo rispetto al corpo. Stiamo parlando di quasi 2 metri di mascella, con una forza di morso che potrebbe decimare qualsiasi creatura vivente in meno di un secondo. L'unico animale conosciuto con una forza di morso superiore era il già citato megalodonte. Tuttavia, nonostante abbiano una forza di morso inimmaginabile, queste creature non avrebbero usato spesso la bocca per uccidere le loro prede. Invece si sarebbero aggrappati al loro prossimo pasto e l'avrebbero trascinato sott'acqua finché non avesse smesso di agitarsi. Parlando di un animale selvaggio, queste creature sarebbero state alcuni degli animali più temibili che abbiano mai vagato sulla Terra. Titano boa. Ora abbiamo già parlato di scorpioni giganti, millepiedi, squali, varani, uccelli e coccodrilli. Non manca qualcosa? Sì, i serpenti. Il più grande serpente vivente oggi è l'anaconda, con una lunghezza massima stimata di 10 metri. Ma perché questa è solo una lunghezza stimata e non ne siamo sicuri? Perché un esemplare vivente di queste dimensioni non è mai stato avvistato? Ma sono state trovate delle pelli senza testa e coda che misuravano 8,9 metri di lunghezza. Ma c'era anche un serpente più grande che è vissuto molti anni fa, che misurava 13 metri e pesava 1135 tonnellate. Se si considera che un'anaconda può divorare un tapiro adulto, si può difficilmente immaginare cosa un titano boa può infilare tra le sue mascelle dislocate. Il titano boa viveva in Colombia circa 60 milioni di anni fa. A quel tempo i dinosauri erano già estinti, però gli scienziati hanno stimato che uno di questi serpenti avrebbe potuto divorare uno stegosauro adulto in un solo morso. Argentavis magnificent. L'Argentavis magnificent era alto 1,5 metri quando era in piedi, quindi per una persona di dimensioni normali sarebbe arrivato vicino alle spalle. Tuttavia, la sua apertura alare era di oltre 7 metri. A causa delle sue enormi dimensioni, l'Argentavis magnificent perdeva la sua agilità rispetto ad altri rapaci, il che rende improbabile che cacciasse attivamente piccoli mammiferi. Le dimensioni e la forma del becco suggeriscono anche che l'Argentavis magnificent fosse uno spazzino. Questi uccelli avrebbero rappresentato una piccola minaccia per l'uomo, se l'uomo fosse stato vivo in questo periodo. Ma sarebbero stati comunque delle temibili creature, semplicemente a causa delle loro incredibili dimensioni. Mosasaurus of Manny. A causa del loro nome, molti considerano i mosasauri come dinosauri che nuotano, ma in realtà appartengono alla famiglia dei gamberi e sono quindi molto più strettamente legati a serpenti e lucertole. Con una lunghezza fino a 17 metri,
il Mosasaurus of Manny era probabilmente il più grande di questi rettili nuotatori, e quindi effettivamente più grande del più grande teropode conosciuto, lo Spinosaurus aegypticus. Sarebbero stati lunghi circa 16 metri, e presumibilmente cacciavano principalmente in acqua. Tuttavia il Mosasaurus non ha raggiunto le dimensioni suggerite da Jurassic World. Qui divora un grande squalo bianco adulto senza problemi. La mascella del più grande Mosasaurus avrebbe raggiunto una lunghezza di 1,6 metri. Tuttavia sarebbe stato un super predatore nei mari, al tempo in cui vagavano sulla Terra. Liopleurodon ferox. Con una lunghezza da 7 a 10 metri, il Liopleurodon ferox può sembrare relativamente piccolo rispetto al Mosasaurus. Tuttavia il Liopleurodon era un animale spaventoso, anche se le proporzioni del suo cranio e del suo corpo non erano in linea con altri animali. Sarebbe stata una creatura dall'aspetto bizzarro, questo è certo. Ma ciò non ha impedito al Liopleurodon di portare ogni sorta di scompiglio durante i suoi giorni sulla Terra. Con le sue grandi quattro pinne, il Liopleurodon poteva muoversi molto velocemente nell'acqua. Questo lo rese il cacciatore dominante nei mari del Giurassico per 10 milioni di anni. Megatherium americanum. Il Megatherium americanum è uno dei più grandi membri della famiglia dei bradipi giganti. Non stiamo parlando di quei simpatici animaletti dall'aspetto sognante, che sonnecchiano appesi all'albero per metà della giornata. No, stiamo parlando di animali di 6 tonnellate che nessun ramo al mondo potrebbe contenere. Questi bradipi dalle dimensioni di un elefante vivevano quindi anche a terra. Anche se il Megatherium americanum era un erbivoro e aveva una natura piuttosto gentile, non deve essere sottovalutato. Il Megatherium usava anche i suoi enormi artigli sulle zampe anteriori per difendersi. Dimetrodon angelensis. Molti considerano questa lucertola del Permiano come un dinosauro, anche se i dimetrodonti sono molto più strettamente legati ai mammiferi. Il più grande rappresentante di questo genere era il Dimetrodon angelensis, con una lunghezza di quasi 4 metri. Il nome Dimetrodon è un riferimento all'insolita dentatura dell'animale, perché come i mammiferi, il Dimetrodon aveva due tipi di denti, comprese le forti zanne simili a quelle di cani e gatti. Con questo, l'agile cacciatore si assicurò il suo posto in cima alla catena alimentare all'inizio del Permiano. La caratteristica più importante del Dimetrodon, tuttavia, era la sua grande vela dorsale, che si estendeva tra il tronco e le vertebre cervicali. Il senso e lo scopo di questa vela sono ancora oggi controversi tra i paleontologi. Per molto tempo si è creduto che servisse a regolare il calore, una teoria che è stata respinta a causa del confronto con parenti stretti del Dimetrodon. Smilodon popolatore. Arriviamo a un predatore che la maggior parte di noi dovrebbe aver già sentito nominare. La tigre dai denti a sciabola, a volte chiamata Smilodon popolatore. Anche se alcuni esperti sostengono che si sarebbe trattato di due animali completamente diversi. Le zanne dello Smilodon popolatore avevano una lunghezza di 28 cm, di cui circa 17 cm sporgevano dalla mascella superiore. Anche se gli smilodonti erano più piccoli delle tigri di oggi, la loro corporatura compatta e muscolosa li avrebbe resi ancora più pericolosi. Un aspetto sorprendente dei fossili trovati è che molti di loro avevano ferite guarite, che avrebbero dovuto rendere l'animale incapace di cacciare. Questo lascia solo una conclusione. Come i leoni, gli smilodonti erano organizzati in gruppi sociali, e non solitari come le tigri. Questo è un fatto terrificante a cui pensare. Calamaro gigante. Un'ultima volta andiamo nelle profondità del mare. Questa volta vi porteremo negli oceani dei tempi moderni piuttosto che in quelli di molti anni fa. Il termine calamaro gigante, o polpo gigante, si riferisce a due specie di calamaro gigante. Il calamaro gigante Mesonicoteutis hamiltoni e il calamaro gigante Architeutis tux. Entrambe le specie vivono nelle profondità marine attuali e hanno 10 tentacoli. Due dei quali sono più lunghi degli altri. Il calamaro colossale, un po' tozzo, raggiunge una lunghezza totale di 13 metri, mentre il calamaro gigante è lungo 18 metri. Ma queste misure sono solo stime, che si basano su carcasse che si sono arenate o sono state trovate nelle profondità dell'oceano. In realtà non siamo mai stati in grado di misurare un calamaro gigante vivo,
Con questo in mente, si pone la domanda: quanto possono crescere veramente queste creature? In realtà non ne abbiamo idea. Alcuni esperti hanno sostenuto che anche se i corpi che abbiamo trovato misurano solo circa 18 metri, potrebbero effettivamente crescere fino a diventare decine e decine di metri di lunghezza, rendendoli uno dei più grandi animali mai conosciuti a nuotare nei nostri oceani moderni. Quindi ci sono diversi animali che sarebbero stati molto più temibili dei dinosauri. È terrificante pensare a come sarebbe stato il mondo tutti quegli anni fa, dopo aver capito quali creature raccapriccianti avrebbero vagato sulla Terra a quel tempo. Mentre i dinosauri sono terrificanti a loro modo, c'erano molti altri animali che sarebbero stati molto più terrificanti nel grande schema delle cose. Con questo vi ringraziamo per la visione. Se ti è piaciuto questo video e vuoi vederne altri simili, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per rimanere aggiornato su tutti i nostri video futuri.